Buongiorno a tutti, sono Laura Lessi, consulente dell'area lavoro di CNA Arezzo e stamani voglio sintetizzarvi quelli che sono gli ammortizzatori sociali previsti per le aziende in questo periodo di emergenza. Il decreto Cura Italia ha previsto per tutte le aziende, anche quelle con un solo dipendente, la possibilità del ricorso all'ammortizzatore sociale in caso di fermo o comunque anche di riduzione dell'attività lavorativa. C'è un periodo di 9 settimane utilizzabili dalle aziende fino al 31 agosto 2020 per poter gestire questo momento, di emergenza. Quindi in questi giorni invitiamo tutte le aziende a rivolgersi ai nostri uffici, a me personalmente, per poter comunque iniziare quelle che sono le pratiche di consultazione sindacale, perché il decreto prevede che debba essere espletata una consultazione sindacale, anche se in maniera molto semplificata. Quindi, in questo momento e in questi giorni, siamo stati attivi per poter mettere in atto e avviare queste procedure di consultazione sindacale, in attesa che l'INPS e la Regione Toscana, in particolare, deliberi per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga. Ieri sera è uscito il messaggio dell'INPS che ci dà indicazioni operative su come inserire le domande sul portale. Quindi da stamani siamo già attivi per poter inserire materialmente dentro il portale dell'INPS le domande della cassa integrazione ordinaria e del fondo di integrazione salariale, mentre il fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato era già attivo dai giorni scorsi. Siamo in attesa delle disposizioni della Regione Toscana che ci disciplini la cassa integrazione in deroga, che è destinata a tutte quelle aziende sotto 5 dipendenti e la cui gestione è appunto in mano alla Regione. Quindi vi invito a rivolgersi ai nostri uffici, siamo tutti attivi in smart working, ma potete raggiungerci attraverso i canali che abbiamo diffuso. Quindi, ognuno di voi potrà facilmente raggiungerci e sarà nostra cura indirizzarvi verso il corretto ammortizzatore sociale. Mi auguro che stiate tutti bene, spero che questo periodo difficile sia superato al più presto e auguro a tutti una buona giornata.